rilassa, gioca, vinci! I sabati dal 9 novembre al 31 dicembre passa nelle agenzie generali Inas Italia. Puoi vincere subito migliaia di buoni ENI e Merry Award ed esclusivi viaggi per due persone. Scopri i dettagli su www.passagiocavinci.it. Ti aspettiamo nell'agenzia generali Inas Italia. Anch'io riflettevo su questo, cioè che finché c'è desiderio di imparare, finché c'è interesse per la cultura, non si è mai vecchi. Si è giovani dentro, si è giovani nel cuore. A 77 anni, quando gli altri vanno in pensione o sono in pensione da 10 anni, egli ha preso il timone della Chiesa per portarla su percorsi finora sconosciuti. La semplicità del linguaggio, la profondità dei gesti, il ritorno al Vangelo nella sua essenzialità. Tardi, sono la dimostrazione di un'attività proficua che ha adesioni e che è sentita nella città ed è molto partecipata. E di questo vi ringrazio, perché credo necessario un momento come questo. Io non voglio utilizzare la retorica che spesso fa, diciamo, scuola negli interventi di un sindaco o di un amministratore. Il momento che viviamo è certamente tra i più difficili della storia italiana e conserva in sé anche elementi di drammaticità, e forse servirebbe anche un sano realismo. Certo, dobbiamo guardare al futuro, perché ci sarà un futuro, ma quel futuro dobbiamo guardare tenendo ben ancorati a terra i piedi. In qualche altra occasione sembra quasi che bisogna sentirsi in colpa. Allora cominciamo a ribadire alcuni concetti. L'invecchiamento è un fatto straordinariamente positivo. La vecchiaia è una stagione bella della vita. Si vive più e si vive a lungo. Qualcuno ha detto che le società diventano più giovani perché si sta meglio. Avere 80 anni 30 anni fa è molto diverso da avere 80 anni oggi, come sarà molto diverso avere 80 anni fra 20 anni. Stato Quotidiano, 26 novembre 2013, siamo con Matteo De Padova, inaugurazione dell'anno accademico 2013-2014 dell'Università della Terza e delle Tre Età. Partiamo dalla presentazione di questo anno accademico. Come da programmazione hanno distribuita, tra l'altro anche a fissa, i muri della nostra città, è molto variegata. Spero di avere da parte della maggior parte, da parte di tutti, una proficua iscrizione ed un essere gratificati da quello che in definitiva è stato ed è il nostro programma. Abbiamo cercato di continuare la nostra attività consapevoli del ruolo importante che l'Unitre svolge nell'ambito della nostra cittadina, soprattutto in considerazione il fatto che sono oramai 28 anni che esistiamo e che non ci scoraggia il fatto, pur longevo di questa età, potremmo continuare nei nostri obiettivi. Devo fare solo una battuta per la presentazione del corso. Abbiamo visto un grandissimo programma e sul futuro della stessa associazione. 2013-2014. Noi chiudiamo l'anno accademico a giugno del 2014, quindi faremo una nuova programmazione, se Dio vuole, per l'anno 2014-2015, dove che spero di avere da parte di tutti quanti, la stampa, la televisione, maggiore conforto di pubblicizzazione. Vi ringrazio oltretutto di questa intervista, nella qualche cosa che possa chiaramente dare a noi quello spirito goliardico di stare insieme. Grazie a voi.